Buongiorno Chris, sei carico? Sono carico a stecca, cosa andiamo a fare Alex? Andiamo a fare Castello Errante, qua a Castelpressina, vicino a casa nostra, no, a casa tua perché ormai io sono in Murcia. Sono straniero. E niente, mi ha consigliato questa via il Chris che aveva voglia di farla e non ci abbiamo pensato molto e siamo qua. Il Castello Errante è una via che è stata aperta da Nicola Tondini e Lorenzo Daddario, che sono due nostri amici, e proprio appunto è quello che ci preoccupa, cioè che mi preoccupa. E oggi proviamo a liberarla tutta, al primo tiro duro e poi anche il penultimo, l'ultimo tiro, che sono entrambi sull'8A, che non si sa bene che grado sia ancora, perché l'ha fatta solo loro, quindi non sappiamo ancora dove andremo a battere la testa. Speriamo che si apra un po', c'è un po' di nebbia, anzi speriamo che rimanga così, così abbiamo qualche scusa se non riusciamo a farla perché è umido. Via di oggi, maglietta pronta. Seghe da darse, sedemo, non c'è più paura. Bene, alle vez, partiamo. Anche a te. Cazzo, già distante il primo. Sta presa qua. Dai. Sono svase queste. È un po' svase, sì. Partiti al top, bello. Primo giro ho sbagliato da poco. Primo giro, tutela un attimo sbagliato, però che era freddo. Allora, abbiamo fatto il primo tiro e è un bel boulderino. Allora, ieri sentivo Lorenzo, parlava sul 7C, secondo me il grado giusto potrebbe essere sul 7C+, ma sentiamo anche Alex cosa dice. Il tiro è molto, molto bello, roccia molto lavorata, e però il boulder è secco su due svasi, e oggi diciamo che la condizione, vabbè, non è l'ideale perché c'è un po' di nebbia e tutto, magari con una condizione migliore risulterebbe più facile, però io come l'ho trovato sarà sul 7C+ più o meno. Il primo giro sono caduto, c'erano tre prese, ho preso quella più brutta. E niente, avrei avuto quasi più chance di farlo il primo che il secondo, però il secondo un po' a testa indietro, conoscendolo sono riuscito a rimanere impigliato, ecco. Ale, dai, prendili bene. Dai Chris, dai man, dai 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 dai. Ale boss. Ok, vado Henry. Cascato. Puttana. Ecco il Murcia. Blocco quello sotto. 8A di blocco quello sotto. È duro, no? Sarà duro perché è un po' freddo, ma. O sarà duro? Dopo essere caduto 5-6 volte e farlo testa indietro. Ha detto è duro davvero.
Secondo me il tondo ha fatto un po' troppo moonboard qua, eh. Cioè, qua è uscita dolomitica da questo tiro. Secondo tiro per Alex. Henry, sul secondo tiro, 7 più, molto bello, che dura un po' lunga, però più o meno nei punti un po' più duri ce l'hai sempre mezzo vicino. Un po' dolomitica la situazione, un po' psycho. Sei su una torre distaccata lì. Spettacolo. Psycho killer. Ah sì, stiamo entrando nel cuore della via Vez. Adesso siamo al quarto tiro. Questo bisogna fare il quarto adesso. Quarto tiro, c'è un 7B. Come un run out finale. Tocca a me o a te a fare? Mi sa che tocca a me sto giro. E poi c'è l'ultimo tiro, quello più difficile, che è 8A. E questo lo provo io. E lo farà lui. Dato che prima mi sono sentito bene. Dato che prima sono, cioè comunque ti sentivi a, cioè, a tuo agio così, allora sì, sì, è il top. Sì, sì. E poi c'è un tiro di quarto e poi siamo fuori, raga. Tanto partiamo con questo. Ale boss. C'è una tacchetta boss alta a sinistra. Esatto. Alzi bene i piedi e vai a prendere poi intermedio, sì, bravissimo, e ci sei. Adesso vai sul guano, Vez. Vai nel guano puro, vecchio mio. Il mio habitat. Il tuo habitat. Tira un po', cucciolo. Mi ha ciuffato. No. E ne è venuto fuori, cazzo. Oh. Sì. Per iniziare il tiro. Sta per andare. Io non posso parlare tanto perché ho sofferto questo tiro. Manca un rinvio per il traverso duro. Questo tiro è gradato 8A o 8A più, non lo so. Però fino dove è Henry, io l'ho sentito già 8A. Riposa su una lama. Rovescia. Il problema è che dopo non hai tanti piedi, quindi devi uscire veloce. Qua sembra leggermente appoggiato, ma è super verticale. Ti sei fermato per pulire o perché eri stanco? Sì, adesso pulisco un attimo, Vez. Per il giro dopo. Ok, ok. Ale, parte il traverso duro. Esatto, incrocia. Sì. C'è tipo un buchetto brutto un attimo a sinistra. E tiri sul sinistro alto. Sopra, sopra, lì. Sinistro alto. E allarghi il destro basso. Destro basso meglio. Alla pianta, lì. Prendi un tirito a sinistra,
quella di sinistra. Abbassa un po' la mano destra. Sì, ti avvicini molto alla parete, sì. Tira forte, vecchio. Sono un sacco di piedi. Eccolo lì. Sì, sì, così. Via finita, per la mia parte è andato tutto perfetto, adesso lo vedrete nei video. E... l'avete già visto in realtà nei video. Sì, sì, dipende siamo... se lo metti prima o lo metti okay. dopo. E... però bene, via stupenda, placca finale super. E... Nicola mi aveva detto che era... si poteva fare a vista, ma... Forse Zeni, sì. O Manolo, non so. Comunque bravissimi veramente, sia Lorenz che Nicola. Capolavoro e bravi a aprirla sì, in quello sì. stile lì. Andrea ha stampato il primo tiro, ma mi mancano in pratica tutti i tiri duri da fare, però sicuramente bisogna tornare a fare l'ultimo qua. Sì, sì. Bene. Allez.